peraltro a spese del contribuente, ha preso degli impegni, ha fatto delle affermazioni di limitare l'utilizzo delle fonti fossili, a parole, ma nella sostanza nulla. Volete andare a trivellare e trivellate permettendo ai petrolieri di fare ciò che volevano. E se l'emendamento era sacrosanto, come è stato detto, perché nel 2015 l'avete cambiato? Forse perché l'interesse privato a Tempareossa era già stato soddisfatto? Lei, Ministro, si sarebbe dovuto dimettere perché è stato bypassato, perché il suo parere non ha contato nulla e alla fine, in coda di tutto, anche dello scandalo, è stato costretto a venire qui a dire che era d'accordo. Interrogazione 3-2162 degli onorevoli Santelli e Occhiuto sulle iniziative volte a tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini calabresi residenti nelle zone interessate dalla presenza di rifiuti tossici. Onorevole Occhiuto, la illustra per un minuto. Prego. Ministro, nel famigerato caso Tempareossa, che sta riguardando la cronaca giudiziaria e che sta investendo il governo, c'è una parte che interessa la Calabria. Fa meno notizia, come spesso accade quando la Calabria non è sul banco degli imputati, ma è parte lesa, ma è una parte raccapricciante, perché per come è anticipato al Corriere della Calabria sembrerebbe che siano stati smaltiti in Calabria oltre 30.000 tonnellate di rifiuti tossici, in maniera illecita, evidentemente, a Gioia Tauro e a Bisignano. L'altra vicenda che solleviamo nella nostra interrogazione riguarda invece la Legnochimica, un'azienda in provincia di Cuneo che però ha operato per 35 anni in Calabria, rilasciando nel territorio, nelle falde acquifere, rifiuti inquinanti, mi riferisco al cobalto, all'arsenico, al piombo, con livelli 100 volte superiori rispetto a quelli consentiti dalla legge. In queste zone dove è insistito questo stabilimento è stato